Grazie Presidente. Voi potete anche decidere di voltarvi dall'altra parte, ma non potrete mai più dire che non lo sapevate. Queste non sono mie parole, sono parole di William Wilberforce. Nel 1807 al Parlamento inglese, Wilberforce, dopo anni di lavoro, riuscì a ottenere l'abolizione della tratta degli schiavi. E grazie a lui, altri paesi europei, e compresi anche gli Stati Uniti, negli stessi anni fecero lo stesso. Ci vollero ancora 26 anni di lavoro per Wilberforce e i suoi colleghi per ottenere l'abolizione totale della schiavitù nell'impero britannico. La Royal Navy in quegli anni aveva stabilito che le navi degli schiavisti sarebbero state trattate come le navi dei pirati e comminavano una multa di 100 sterline al capitano della nave per ogni schiavo trovato a bordo della nave. L'Europa e il mondo hanno dovuto aspettare però il 1948 con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani affinché la schiavitù e la tratta degli schiavi fossero proibite in tutto il pianeta. Il commercio di schiavi deve essere proibito in tutte le sue manifestazioni. Oggi, 2019, 212 anni dopo, la tratta degli esseri umani, che è strettamente legata al traffico di migranti e al traffico, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rende complessivamente 34 miliardi di dollari l'anno, il terzo commercio che porta più soldi dopo quello della droga e delle armi. Il traffico di esseri umani si basa sull'usura, lavoro gratuito, in cambio di un prestito, di un servizio, per esempio un viaggio, lavori forzati come manodopera a basso costo e accattonaggio, tratta di minori per diversi scopi, tratta a sfondo sessuale, la più frequente, una rete organizzata che parte dal più piccolo villaggio dell'Africa e arriva fino alle città più civilizzate del nord Europa. E negli ultimi anni, secondo dati dell'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, non dati della Lega, questi guadagni si sono moltiplicati grazie al traffico nel Mediterraneo. Dati OIM che dicono, per esempio, parlando anche solo del fenomeno della prostituzione, che tra il 2011 e il 2017 l'80% delle donne nigeriane approdate grazie al traffico nel Mediterraneo sono finite nella rete dello sfruttamento e della prostituzione. Donne che partono ingannate con false promesse di matrimonio o con false promesse di lavoro dai piccoli paesini della Nigeria, e solo quando arrivano in Libia scoprono il destino crudele che le attende. In Libia, dove vengono stuprate in modo barbaro e vengono messe incinta, così quando arrivano qua non si sa nemmeno dove arrivano i bambini se non vengono fatte abortire in modo assolutamente crudele e disumano. E qui sono 10 euro, una prestazione sessuale in una qualsiasi strada, di una qualsiasi città della civilizzatissima Europa. È un danno sociale e umanitario inimmaginabile che finora nessuno ha cercato di bloccare. Noi abbiamo, cari colleghi, l'obbligo morale di fermare la tratta di esseri umani del XXI secolo, la nuova schiavitù, e difendere i confini dell'Unione Europea è un presupposto inderogabile del Trattato di Schengen, senza il quale non ci può essere l'apertura delle frontiere interne. E noi ci siamo ritrovati soli a gestire i confini europei. Non siamo noi che dobbiamo chiedere un favore all'Europa per venire ad aiutarci, sono i confini dell'Europa. Nel 1800 l'Unione Europea non c'era, però i paesi hanno saputo unirsi comunque per far amare la tratta degli schiavi. Qui il problema non è solo la redistribuzione dei migranti. È troppo comodo, come fa qualche paese europeo, di dire datecene pure 40, ma mi raccomando, non migranti economici, solo rifugiati. E degli altri, di tutte le centinaia di migliaia di persone che sono arrivate in questi anni, all'Europa interessa, dove sono finiti? Che vita hanno? Che vita avranno i loro figli?
Ci vogliono sì canali speciali per i rifugiati, ma non deve essere solo l'Italia a pensarci, c'è un'Unione Europea, c'è l'ONU. Continuiamo a parlare di queste fantastiche istituzioni che però non hanno mosso un dito fino ad oggi, lasciandoci da soli. E sapete, io dal 2013, per mesi, forse più di un anno, lavoravo a Milano, vicino alla stazione centrale, e io per più di un anno, tutti i giorni, la mattina e la sera, vedevo centinaia, migliaia di veri rifugiati siriani ed eritrei che non si sa come, dai porti del sud, partivano non si sa con chi e non si sa a bordo di quale mezzo, senza essere registrati all'arrivo. L'allora ministro dell'interno Alfano lasciava scappare decine di migliaia di persone da sud a nord, persone che non solo non volevano rimanere in Italia, ma non sapeva neanche il ministro Alfano dove metterli, e quindi li lasciava bivaccare in stazione centrale, donne e bambini in mezzo ai rifiuti. Nessuno gli dava da mangiare se non delle associazioni di volontariato, e questi di notte, nel silenzio dei media italiani, di questo governo, delle istituzioni locali, dell'Europa e dell'ONU, partivano a bordo di treni per barcare il confine. E sapete da come l'ho scoperto? Da un giornale svizzero, perché qui non ne parlava nessuno. E i prefetti, avvisati all'ultimo momento dell'arrivo di migliaia di persone in un giorno solo, che non sapevano dove metterli, allora chiamavano i sindaci, minacciavano requisizioni di immobili e chiedevano di ospitarli ai privati, e talvolta si davano in mano queste persone, questi esseri umani, delle cooperative senza scrupoli, perché non avevano neanche i requisiti per ospitarli, ma da qualche parte dovevano pur metterli. Questo è stato il modo di gestire gli sbarchi dei governi Letta, Renzi e del ministro Alfano. E ora ci dite che dobbiamo fare più rimpatri. Ma chi ha detto all'Europa di mandarli tutti da noi? Per avere la flessibilità. Uomini in cambio di soldi. Questo però è il passato, per fortuna. E gli sbarchi e i morti in mare sono drasticamente diminuiti, perché qualcuno ci ha messo la faccia, e qualcuno ha saputo per la prima volta dire no, perché un solo sì oggi non va solo contro l'interesse dei cittadini italiani, che noi come governanti abbiamo il dovere di tutelare, così come dovrebbero fare tutti i paesi europei, ma va anche contro l'interesse di tantissime popolazioni africane che nessuno ha mai aiutato. Porti chiusi significa disincentivare le partenze, mettere in difficoltà i trafficanti e dare una speranza in più a persone che sono vulnerabili e sono vittime di tratta e sono i nuovi schiavi del XXI secolo. Io sono molto orgogliosa del nostro ministro dell'interno Matteo Salvini, 1.807 sterline di multa al capitano della nave che trasporta schiavi, 2019 da 150.000 a 1 milione di euro di multa per i trafficanti di esseri umani del XXI secolo. E mi appresto a concludere. Ci sono tanti altri provvedimenti importanti in questo decreto, ma ne hanno parlato molto bene i miei colleghi. 14 mesi fa io ero qui, allo stesso posto, per dare la fiducia al governo per la prima volta. È stato un grande onore, e io oggi sono qui con la stessa convinzione di allora e con un grande senso di responsabilità, e riconfermo senza dubbio alcuno la fiducia mia e del gruppo Lega Salvini Premier PSDAZ al governo del cambiamento. Ma io voglio anche confermare un'altra fiducia che ho maturato in questi 14 mesi. È una fiducia nei confronti dei colleghi di maggioranza. Colleghi con cui abbiamo lavorato tanto, ci siamo trovati a discutere di diversi provvedimenti, abbiamo lavorato in armonia, con stima e rispetto reciproci, anche nei momenti più complicati, superando sempre ogni ostacolo grazie al dialogo e all'amicizia che ci lega. Abbiamo ancora molto da fare assieme.
Perché al di là delle nostre differenze siamo tutti spinti da uno stesso grande e importante obiettivo: fare il bene del popolo italiano. Grazie. Tolga quel